Sono il presidente del Museo Borgogna e ho il piacere di comunicare che fra pochi giorni inaugureremo una mostra dedicata a Umberto Revello, questo pittore vercellese, anche vercellese perché poi ha passato qualche lido, ecco, in modo da poter presentare questa mostra. Come mai lo si fa? Guarda, noi avevamo già dei quadri di Revello. Poi abbiamo avuto una grossa acquisizione, un deposito da Milano, dal Museo del Novecento, della Risaia. Cioè, sì, allora abbiamo cominciato a pensare di fare questa mostra e abbiamo poi raccolto le opere di persone, dei collezionisti che le avevano e che le hanno date generosamente, messe a disposizione. Oddio, anche a loro poi conviene, nel senso che se vengono esposte effettivamente acquistano anche di valore e così noi riusciamo a fare questa mostra. Lo facciamo con grande sforzo, perché il museo vive momenti difficilissimi, ecco, c'è da vedere di fare l'equilibrio per rimanere aperti. Noi comunque riusciamo, cioè abbiamo avuto una sponsor, un aiuto da parte del comune, soprattutto da parte del sindaco, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e dalla Compagnia di San Paolo. E così siamo riusciti a montare questa mostra che verrà presentata, come diceva Giulio. E qui con me la curatrice, il curatore della mostra, la dottoressa Alessia Schiavi. Sì, sono molto contenta di poter presentare questa mostra che è il frutto di una ricerca che è durata per molto tempo, perché il dipinto Risaia, che è stato prestato dal Comune di Milano al Museo Borgogna con un prestito decennale, ha dato l'avvio alla riscoperta di questo importante pittore che è nato a Vercelli, ma ha arricchito la sua formazione artistica con viaggi a Venezia, Firenze e anche a Parigi, ed è poi tornato a Vercelli e ha prodotto, crediamo, proprio in questa terra le sue opere più significative. La mostra è il frutto appunto di questo lavoro e presenta delle opere che dimostrano proprio l'evoluzione del percorso stilistico di Umberto Ravello. È stata curata da me insieme a Sergio Rebora, che è uno studioso di arte del territorio che ci ha aiutato a contestualizzare il pittore e la sua produzione artistica. La mostra inaugura appunto il 26 di marzo, sarà aperta poi fino a luglio e speriamo veramente che sia l'occasione per la riscoperta di questo grande artista e anche del Museo Borgogna.